è la presentazione di un'importante ricerca, perché la somministrazione di un questionario che ascolta un campione abbastanza elevato di persone over 65 che manifestano anche la loro conoscenza e quindi anche la loro capacità di fare prevenzione a favore della propria salute e come anche vivono il sistema di accesso alla sanità pubblica. È stato presentato nel Maschio Angioino il progetto Parlo con te, realizzato dall'assessorato al welfare insieme a Senior Italia, coinvolgendo le principali società medico-scientifiche e l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un'indagine sulla popolazione italiana ultrasessantenne per approfondirne le condizioni di salute, gli stili di vita e il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale. E i dati che emergono non sono dati confortanti rispetto alla situazione in Campania. Come vogliamo porci noi? Non in un'ottica di critica, ma di critica sicuramente propositiva e anche di partecipazione, di richiesta, di coinvolgimento nella programmazione, nella conoscenza, nella sensibilizzazione e soprattutto di una programmazione più complessiva della prevenzione, dell'utilizzo dei farmaci, dell'accesso ai servizi sanitari, perché crediamo profondamente che il diritto ad una sanità debba continuare ad essere portato avanti in modo pubblico, quindi universalistico, perché è un diritto di tutti i cittadini, in particolar modo quando parliamo di una certa fascia d'età che evidentemente, anche se non negli anni precedenti ha manifestato malattie croniche, può essere ed è in linea di massima più soggetta a sviluppare delle patologie.